No, sono molto contento di essere qui. Uno perché insomma, mi fa piacere questo. Io i premi non è che li ami particolarmente, non ambisco molto ai premi, anzi, mi piacerebbe rifiutarli. Ma mi piace sempre molto incontrare i giovani, gli studenti, i ragazzi. Ci sono state molte proiezioni fatte nelle scuole per questo film, come era successo nel passato per Mary per sempre, Ragazzi fuori, Muro di gomma. E quindi ogni volta è interessante anche vedere le reazioni nelle diverse situazioni, nelle diverse città, le distrazioni anche. Per esempio con questo film mi succede di assistere a dei grandi silenzi, ecco, fino alla fine, mentre altre volte, non so, penso per esempio all'ultimo Capodanno, una volta abbiamo fatto una proiezione, mi ricordo un gran casino. In sala e anche alla fine ragazzi che si annoiavano. Invece con questo film, insomma, ogni tanto si ha la sensazione facendo certi film che magari possano servire a qualcosa. Ecco, questo credo che sia uno di quei film che forse possa servire a qualcosa, perché sono nati sempre nelle varie proiezioni in giro, soprattutto al sud, in zona Napoli, dove il film è stato molto sentito. Ci sono delle reazioni molto positive, molto interessanti. Poi io ogni tanto vado a curiosare sul sito di Giancarlo Siani, dove chiunque può scrivere a lui le sue impressioni su quello che sta succedendo nella città, a Napoli, appunto, in giro. E dopo l'uscita del film ci sono state molte reazioni, insomma, come se il film avesse. Poi quando c'è stata quando il film è uscito su Sky ancora, e poi quando c'è stata la proiezione che hanno fatto su Rai 1 con il dibattito dopo ancora. Quindi è un film che mantiene vivo abbastanza nel tempo l'interesse per l'argomento e soprattutto per l'uomo, per il ragazzo Siani, che è diventato, non per il film, lo era già comunque prima, forse il film lo ha aiutato, è diventato una specie di veramente di simbolo di quella città. Adesso so che, per esempio, vogliono fare. Mi ha chiamato l'altro giorno il sindaco di Napoli, De Magistris. Già la volevano fare con l'amministrazione precedente, ma lo faranno adesso. Hanno fatto un concorso fra giovani artisti, giovani non conosciuti, per valorizzare in qualche modo l'automobile, la macchina di Giancarlo Siani, quella Méhari lì, ed era quella Méhari che ha girato il film. Era la vera Méhari che portava Giancarlo in giro per Torre Annunziata e per Napoli. E quindi vogliono fare in modo che con un intervento artistico la Méhari diventi quella macchina lì, che oramai non ha più nessun senso di pubblicità, possa diventare un simbolo esposta in un posto della città dove può essere vista da più persone possibili. E questa è una cosa bella. So che il desiderio vostro, o in genere dei critici, è quello di catalogare, di mettere uno in una casella e di farlo rimanere per sempre fermo in quel settore. A me forse sarebbe anche convenuto, cioè dopo Mary per sempre, Ragazzi fuori, Il muro di gomma. Se avessi continuato in quella scia sarebbe stato forse anche meglio, anche per me. Invece mi diverte ogni tanto sbandare e fare delle cose che hanno poco a che vedere con il cosiddetto impegno civile o sociale, perché penso che comunque anche la commedia sia molto impegnativo, proprio per tornare all'impegno, fare una commedia come si deve e cercare di avere il ritmo giusto, non è facile per niente. E forse è più difficile fare bene una commedia che fare bene un film di impegno civile, ma sì, si rischia di essere considerati i migliori perché si fanno film di impegno civile. Bisogna vedere anche che impegno è, che film sono, perché ci sono dei film di impegno noiosissimi e ci sono delle commedie brutte, forse io ne ho fatte anche qualcuna, ma insomma, mi piace un po', lo concilio con il fatto che ho le due anime anche. Mi piace essere serio su certe cose, e mi piace anche divertirmi su altre, sulle cose serie anche ogni tanto.
piace molto Torino. Io non la conosco bene, la conosco poco, però sono stato qui soltanto 2 o 3 volte, poi molti anni fa l'ultima volta anche. Dario Argento ama molto Torino, no? Fa sempre le sue prime perché è la città del mistero. Roll era di Torino. Ecco, Marta, tu non sapevi chi era Roll, invece, vedi, lo sanno tutti chi era. Roll è importantissimo. Fellini era un appassionato di Roll. Non ha fatto Mastorna per via di Roll. Quindi un film del mistero a Torino, un film nascosto, perché è una città abbastanza austera, eh? Forse anche segreta, so, dietro questi grandi palazzi chissà cosa si nasconde. È bella anche, anche se misteriosa, mi sembra un po', come se non volesse farsi scoprire completamente, mentre Roma è slabbrata, abbastanza aperta e anche un po' cialtrona. Torino, dietro questa sua serietà, secondo me nasconde grandi magagne. Ma è vero, eh? Questo è un po' vero, però io mi domando, ma questa è una cosa un po' recente, credo che abbia il suo inizio con il decadimento della moralità, quando questo paese ha cominciato un po' a franare su certe certezze etiche e morali, allora ci si è cominciati a preoccupare del fatto che la rappresentazione di certe cose potesse influenzare negativamente i giovani. Ma se l'esempio dall'alto, e non vorrei fare nomi, era uno di quelli che rischiavano di portare in una direzione già sbandata. Quando per esempio si invitava in un certo modo a non pagare le tasse e si additava come responsabile appunto dei guai, non so, la piovra o certi film di mafia, secondo me c'era qualcosa che non funzionava, non è così. I film sulla malavita si sono sempre fatti, si facevano negli anni 20, 30, 40, nessuno si è mai sognato di dire o forse sì, che potessero avere un'influenza negativa, ma questo dipendeva su chi? Certo, forse su persone che non avevano nessun tipo di discernimento e che non erano educate anche ad assistere a certe rappresentazioni, immagino, ecco, delle famiglie appunto maleducate, nel senso vero etimologico della parola, educate male, cioè persone non abituate ad avere a che fare con anche una parte artistica della vita.